Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi sono qua per parlarvi delle trazioni da rialzo e spiegarvi non a cosa servono, a cosa possono servire, perché io sono sicuro che tutti quelli che hanno visto la copertina, la prima roba che hanno pensato è mettere forza nelle chiusure delle trazioni. Quella può essere un'applicazione, ma non è l'unica applicazione. Io vi chiedo di fare diversi passi indietro, nel senso che se voi non riuscite a controllare una trazione normale, che cavolo ve ne fate di una chiusura delle trazioni? Quindi oggi io sono qua per spiegarvi come possono essere utilizzate le chiusure delle trazioni per andare a migliorare il gesto motorio, non la forza massimale. Poi va da sé che tutto quello che vi faccio vedere adesso, se inserito in un contesto di programmazione corretto, darà i suoi risultati, se no non servirà niente, perché ormai nel 2023 gli strumenti che possono essere gli esercizi ormai ci sono, perché internet al giorno d'oggi vi dà tutto. Il problema grosso che io riscontro ancora è il problema della programmazione, cioè quando c'è un sovraccarico muscolare, tendineo, una strana diminuzione di forza, senza considerare eventi esterni, ok? Quindi cause, eventi contingentati, è ovvio che il problema molto spesso è la programmazione. Ma giusto per darvi un'idea, mi ha scritto recentemente un ragazzo che soffre di dolori lancinanti articolari ai gomiti e alle spalle, cioè per arrivare a quel livello lì probabilmente ci si sta allenando in modo un po' sconsiderato. Quindi, vi ripeto, sta roba qua, se inserita nel contesto giusto, nella programmazione giusta, ha un senso, se no non porta da nessuna parte. Ora, quello che vi faccio vedere adesso è un sistema estremamente utile per andare a correggere la trazione quando il problema non si presenta all'inizio del movimento, ma quando il problema si presenta avanti. Quindi è un tipo di lavoro che può essere ristretto a una parte, a una porzione del ROM, indipendentemente da dove ci sia problema. Quindi il mio consiglio è, se avete problemi che dipendono dalla partenza, lavorate dall'inizio della trazione. Se avete problemi che vengono fuori dopo e non dipendono dalla partenza, allora il mio consiglio è di usare questo. Ok? Allora, l'idea qual è? Che se io ho un problema a metà della trazione, io non devo andare ad eseguire la trazione con un rialzo che mi porti a metà della trazione, perché metà della trazione è il punto in cui il problema raggiunge il suo culmine. Io devo andare prima. Quindi cosa faccio? Prendo un rialzo che mi permetta di partire qualche centimetro prima e io devo fare una serie di riflessioni. La prima riflessione qual è? Che sicuramente la prima cosa da eseguire è pensare al setup dell'esercizio. Nel caso delle trazioni penserò ad incastrare bene le scapole e a tenere le scapole in una posizione, vi direi neutra, quindi non in abduzione, quella fisiologica, un pelo più di adduzione, che ci consente di attivare meglio il dorsale. E il secondo input, che è quello più importante, che è quello che fa la differenza, voi non dovete partire come dei deficienti a staccarvi e accelerare il più possibile, perché non serve a niente. Uno dei fattori principali che genera le asimmetrie o i deficit tecnici è l'intensità. Quindi, quando voi fate la trazione a corpo libero, vi accorgete che il deficit viene fuori man mano che salite perché state usando il vostro peso corporeo. Quella è l'intensità che state utilizzando. Quindi se io mi metto nel movimento correttivo e da zero a tutto ci butto tutta l'intensità, ovvero il peso corporeo, cosa posso aspettarmi? Che il deficit ci sia lo stesso. Quindi il segreto qual è? Modulare l'intensità man mano che io mi avvicino a quello che è il mio peso corporeo. Cosa intendo? Che io mi attacco via, vado ad aggiungere il setup che mi interessa. A quel punto non è che inizio a spingere i 72 kg nel peso corporeo tutti, ma ne spingo un po' meno, magari 40,
45, 50, 50. Cosa succede? Che io do modo al mio sistema nervoso di controllare il setup con un'intensità che è più bassa, perché decido io quanto attivare il dorsale, e man mano la faccio salire. In quel modo io sì che riesco a controllare il setup scapolare, perché se provassi a farlo dando da zero a tutto il mio peso corporeo, sicuramente le scapole le perdo. Quindi l'idea è questa: dovete creare spazio sulla ripetizione. Voi dovete prendere e aspettare, non avere fretta di partire, dare tensione gradualmente in modo da continuare a sentire l'attivazione delle scapole, che è importante a livello delle trazioni. A un certo punto succederà che la tensione progressiva che guidate sul dorsale bilancerà il peso corporeo e i piedi si staccheranno. Quindi adesso vi faccio vedere questa cosa, ok? Ve la faccio vedere di schiena. Ci sono 16 gradi, probabilmente mi prenderò una bronca con un video, però cerco di farvi vedere che cosa intendo. Va bene? Allora, intanto adesso io non ho deficit esecutivi nelle trazioni, quindi vado ad inventarmi un punto in cui sento che la trazione ha dei problemi e la voleremo da lì, ok? Quindi supponiamo che sia qua. Io in questa posizione, quando faccio la trazione, perdo una spalla, quindi vado a ragionare leggermente più in basso, qua. Da questa posizione deprimo le scapole, le sento, e dopo progressivamente vado a dare peso sulla mano. Gli sto dando 50, 60, 65, 70, 71, 72 kg e poi salgo. Questo è il senso dell'esercizio, fatto con l'obiettivo di creare una correzione. Quindi, come vedete, vado a focalizzarmi su un range di movimento ristretto e vado semplicemente a lavorare dove ho il problema. Cioè, non ha senso dire spendi una valanga di energie per fare anche la prima parte, quando poi magari la prima parte non ha dei limiti a livello esecutivo, a livello tecnico. È uno sprecare energie, quindi è meglio preservarsi e lavorare qua. Però così ha un senso. Se voi andate su trazione da rialzo, perché lì è un punto debole, tecnico, esecutivo, e vado a strattonare con l'intera intensità del corpo, non ha nessun tipo di utilità, va bene? Quindi questo è tutto, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.